lo quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Don Cayetano, non dica questo, come può pensarlo? Sono costretto a pensarlo, Amparo, sono costretto a pensarlo. Si figuri che Manaue ha già accennato a mia figlia la possibilità di separarsi. Non posso crederci. Sì, Ibisei me l'ha appena detto per telefono. Pensi, io ero in clinica a fare visita a Pedrito. E quando sono uscito ho pensato di chiamare donna Delfina. E guarda caso c'era anche Tibisai. Aveva avuto una tremenda discussione con Manaue perché lui si rifiuta di denunciare quella ragazza. Ah, è per questo. Sì, signora. E me l'ha raccontato piangendo, povera Tibisai. Mi dispiace molto. Andrò a trovarla per tranquillizzarla e cercare di consolarla un po'. Le sono molto grato, Amparo. Ah, ecco. Questo è già pronto. Bene. Prego. Signora, con permesso. Senta, Don Cayetano. Sì? Ha saputo cosa è successo al bambino? Che cosa ha avuto? È una storia molto complicata. Sembra che il bambino soffra d'asma. Secondo il medico si tratta di una reazione emotiva. È la conseguenza di questa disputa, perché da un lato c'è la madre adottiva e dall'altro lato invece Pedro Luis e Leonella. È una faccenda molto seria, sì. Sì. In questo momento i suoi veri genitori, quelli che dovrebbero avere tutti i diritti di questo mondo sul bambino, non possono nemmeno avvicinarsi a lui. Senta, Don Cayetano, io non so se lei... Perché vede, gli uomini sono diversi, è così, no? Le chiedo scusa. Però lei crede che Leonella si arrenderà? Lei crede che una madre potrà rinunciare a qualcosa che è sangue del suo sangue? No. Come ti permetti di venire ancora qui? Per favore, Nieves Maria. Ho bisogno di stare con il bambino. Ai piedi del suo letto. O anche in un angolo di questa stanza. Però lasciami stare un po' con lui. Ora mi supplichi, no? Ora sei diventata umile. Perché sai già che non avrai l'affidamento. Però in passato... Ti chiedo perdono per quello che ho fatto in passato. Per ognuno dei miei errori, Nieves. Io... Quello che più desidero al mondo è essere perdonato. Come se tu lo meritassi. Nieves. Offrire delle scuse è molto difficile. E chiedere perdono fa male. Sì, certamente. E soprattutto alle persone come te, tanto superbe. Se io sono così, tu sai perfettamente che valore ha la mia supplica e il mio pentimento. Tu non dovresti essere così implacabile. Io ho commesso molti errori, questo è vero. Però io non ho mai fatto del male volontariamente a mio figlio, come invece hai fatto tu. Io? Quando? Quando gli hai detto che l'ho abbandonato dopo la nascita. Non gli ho detto altro che la verità. Quanto vale una verità che provoca dolore? Qual è il risultato di questa verità? Ecco qui il risultato. Un bambino in ospedale. Ammalato, triste, infelice, confuso e spaventato. Mi sembra un prezzo troppo alto. E poi perché? Perché? Soltanto per ottenere quello che volevi. Strapparmi mio figlio e vivere con lui. Mamma,
mamma. Pedrito. Mamma, mamma. Eccomi qui, tesoro mio. Sono qui, vicino a te. Sono qui, tesoro. Sono qui. Leonela, tesoro mio, anche tu qui? Ciao, nonna. Ah, io stavo passando quando ti ho visto, sto andando di sopra. Per caso hai visto il bambino? Ah, Dio mio, ah, Leonela, cos'è successo? Il bambino sta male, è molto grave. No, non piango per questo, nonna. Ah. E allora? La malattia di Pedrito è psicosomatica, capisci? Cosa? Non capisco. Ecco, sta male per la situazione che si è creata, perché Nieves Maria vuole tenerlo a tutti i costi e noi invece vogliamo riaverlo. Ma no, Leonela, non è possibile. Sì, nonna, sì. Il medico ci ha spiegato tutto chiaramente. Allora? E ora, ora ho persino paura di lottare per mio figlio. Perché se Pedrito non mi vuole bene? No, no, tesoro mio, non dire questo. Com'è possibile che non ti voglia bene? Sì, ti vuole bene. Lui sa perfettamente che sei la sua vera mamma. Non preoccuparti, tesoro. Si era già molto affezionato a te, sai. Nieves Maria si è intromessa. Forse sarei riuscita a conquistarlo, però... Lei me l'ha impedito, nonna. Oh, non piangere, Leonela. Nonna. Tesoro mio. Nonna, sono distrutta. No, non disperarti così. Non piangere, ti prego. Non perdere le speranze. Non c'è niente che possa consolarmi. Poco fa sono stata nella sua stanza. Lui stava dormendo, ma si è svegliato. Ha detto, mamma, Nieves Maria è corsa da lui. E io sono dovuta venire via. No, tesoro, no, no. Non sono le tonsille. E non si tratta nemmeno di un'infezione alla gola. Vedi, come posso dire, ti senti un po' nervoso, ecco. Mamma, non farmi ridere. Nervoso io. Io non sono nervoso, non ho paura di niente. Non si tratta di paura, tesoro mio. È per un'altra cosa. Un'altra cosa? Non capisco. Vedi, Pedrito, per tutti questi problemi, capisci, che hai con i tuoi genitori, con tuo padre e con quella donna. Mamma, perché quando l'ho chiamata lei non mi ha risposto? Tu avevi chiamato lei? Sì. Ma perché, Pedrito? Io credevo che avessi chiamato me. Io sono la tua mamma. Non è vero. Una volta mi avevi detto che io ho due mamme. Tu sei sempre stata qui con me. Invece lei è venuta a trovarmi quando io ero ammalato. Mamma, ho sentito che stava dicendo qualcosa di me. Ho sentito che stava piangendo. Ciao! Ciao, nonna! Nonna. Ah, tesoro mio, al santo cielo, sapessi, ho provato per ora a chiamare la clinica senza ottenere alcuna risposta. Come sta il mio angioletto? Come ti senti, tesoro? Che Dio ti benedica. Ma che bella ero sorpresa, così in ansia. Nonna, come sei elegante. Adulatore, adulatore. Ora sono più tranquilla, però che angoscia, Nieves Maria, al pensiero che fosse qualcosa di grave. Vedi, veramente non è una cosa tanto grave. Però ci siamo preoccupati moltissimo perché ha avuto un attacco così improvviso e così forte. Ah, certo. E quando uscirà?
Oggi. Oggi potrà tornare a casa. Nieves Maria, potrei parlare con te un momento? Ma certo, non. Dimmi pure. Qui no. Da soli. Ciao. Prego, nonna, entra, non c'è nessuno. Siediti, nonna. Grazie. Allora? Dimmi pure, nonna. Nieves Maria, io volevo dirti che quello che stai facendo è molto meschino e che io non lo approvo. A cosa ti riferisci, nonna? Non fare la finta tonta. Hai capito di cosa parlo? Cercare di separare un figlio da sua madre è molto malvagio. Chi l'ha curato quando lei lo ha abbandonato? Chi l'ha cresciuto? Tu sei la madre che l'ha cresciuto. E dei tuoi meriti non ci sono mai stati dubbi. Però Leonela è la sua madre naturale. E tu lo sai. Lo sai perfettamente. Proprio per questo avevi deciso di lasciarle Pedrito. Perché avevi rinunciato a tutto. Invece ora non intendo farlo. Per favore, Nieves Maria. Questo tuo accanimento contro Pedro Luis. Tesoro mio, lui non può amarti, devi capirlo. Non è possibile perché tu sei stata la moglie di suo fratello, al quale hai voluto bene. Pedro ti vuole bene, come una sorella. E ha rispettato questo sentimento. So di non avere speranze con Pedro Luis. Però il bambino è mio e non intendo arrendermi. Per favore, Nieves Maria. Nieves Maria, lo stai facendo soffrire. Dio potrebbe castigarti. Nonna, com'è possibile? Anche tu ti stai schierando contro di me. Hai cominciato anche tu a tradirmi e a prendere le difese di Leonela. No. Non è questo, tesoro mio. Ascoltami. Per me alcune cose sono sacre. E io credo che se tu con la forza della legge riesci ad ottenere l'affidamento di quel bambino e a separarlo da sua madre, lui te lo rinfaccerà un giorno o l'altro, tesoro mio. Per favore, cerca di capire. Ci sono legami che non si possono spezzare. Perché nascono qui dentro, nel nostro sangue, nel nostro cuore. E che diventano più forti con la sofferenza. Quanti anni hai? Ho 9 anni. 9 anni. Anche tu stai piangendo, signora. No. Però ora sei diventata triste. Un pochino. E perché? Perché avevo un bambino della tua stessa età. E l'ho perduto. È morto. Non lo so. Te l'hanno portato via. Ora ti racconto tutto. È successo per colpa mia. Ma ora vorrei ritrovarlo. Io l'ho cercato tanto, tesoro mio. Vedi, Pedrito, tutte le sere prego sempre Dio per lui. Perché stia bene. Perché stia in salute. Perché gli vogliano bene ovunque sia.
Avevi ragione. Non dovevo restare lì. Cos'è successo? Niente. Niente di cui parlare. Perché poi dovrei lamentarmi. Non hai potuto restare con il bambino, non è vero? No. Per questo sono venuto via. Dopo tutto quello che ci ha detto il medico, ho pensato che era meglio non aggravare le cose e che era preferibile sacrificarci un po' per il bene di Pedrito. Io capisco il tuo punto di vista, Pedro Luis. Lo capisco. Però non lo accetto. Non potrei mai accettare di non vederlo anche per un solo momento. Mi basta affacciarmi alla porta e guardarlo dormire. Amarlo senza che lui lo sappia. Anche se il mio amore gli arriverà solo con un bacio o con uno sguardo. Se Nieves Maria non fosse mai tornata. Se ti avesse rispettata, Leonela. Ti avevo avvertito che tentava di strapparci il bambino e che pur di riuscire a toglierlo a me non le sarebbe importato di far soffrire anche te. Avremmo dovuto portarlo lontano. Lontano. Noi tre insieme. I bambini dimenticano facilmente. In pochi anni, accanto a noi, non avrebbe conservato alcun ricordo di lei, l'avrebbe dimenticata per sempre. Si sarebbe affezionato di più a noi. Sarebbe stato completamente nostro. Senza alcun ricordo. Senza alcun attaccamento al passato. Pedro Luis, quello che ti ha detto Nelson in clinica, il modo in cui ci ha parlato, tu credi che l'abbia fatto per impressionarci? Vedi, io sto facendo alcune ricerche, sto ascoltando varie opinioni e inoltre sto studiando alcuni procedimenti. E non c'è niente da fare. Non possiamo fare niente, non è vero? Se devo essere sincero, Leonela, la bilancia si sta inclinando dall'altra parte. Però per quanto difficile possa sembrare, noi non possiamo rimanere con le mani in mano. Ma che possibilità ci sono in nostro favore? Sinceramente, ben poche. E allora? Leonela, Leonela, non devi avere molte speranze. Nemmeno io mi faccio illusioni. Ho sentito senza volere quello che ha detto, signora Leonela. Allora lei non potrà mai più riavere suo figlio. Lo perderà per sempre. Questo è ciò che dice la legge, Maruca. Però io come madre non lo accetto. E se dovessi perdere questa causa, so già quello che devo fare. Sono entrato di nascosto. Sai, la cugina di tua madre è simpatica, però ha la lingua piuttosto lunga e un'immaginazione molto fervida. Allora, Patti, che cosa stai facendo qui, sdraiata sul letto? Eh? Cosa posso fare? Mi consumo di rabbia e di angoscia. Sto diventando pazza. Sento le tempie che mi martellano, mi scoppia la testa. Patti, perché
Perché non segui il consiglio che ti ha dato tua madre? Eh? Perché non vai a parlare con padre Amato? Perché non vai in chiesa? Stai scherzando? O sei diventato pazzo? Che cosa ti è successo? Avanti, prova. Io l'ho fatto. Tu? Sì. Qualcosa mi ha spinto lì. Ma ti ho sentito come una voce che mi chiamava. Sentivo che dovevo cercare lì l'aiuto di cui avevo tanto bisogno per poter resistere, per lottare. E sono felice. Sono molto felice di aver ascoltato quella voce che mi ha guidato. Perché ho trovato quello che stavo cercando, Patty. Quella pace. Quella pace, quel silenzio. Quell'altare, quel Cristo tanto, tanto semplice e tanto solenne allo stesso tempo. Quel misticismo. Quella fede che io avevo perduto ormai da tanto tempo. Ora l'ho ritrovata, credimi. Patty, è la verità, tesoro. È la verità. Vai da lui. Parla con padre Amato. Prega con lui. No, Willy. Non ho bisogno di santi né di orazioni. Soprattutto non mi servono i consigli di un prete. Patty, non devi pensare a lui come a un prete. Padre Amado è un tipo eccezionale, è una persona così comprensiva. Puoi parlare con lui senza alcuna riserva. No, raccontare le mie cose ad un estraneo. Non scherzare, per favore, io non sono matta. Ti garantisco che con padre Amado non ti sembra di rivolgerti ad un estraneo, no. Hai la sensazione di parlare con tuo padre. Mio padre. Non farmi ridere, Willy. Per colpa di uomini come mio padre, a cui non importa di danneggiare gli altri pur di mettersi qualche milione in tasca, mi trovo in questa situazione. Sto attraversando questa crisi. No. Va bene, allora diciamo che è come se parlassi con Dio. No, Willy. Lui non ha tempo di occuparsi di tanta gente e di tante cose. Io ho sentito che era con me, che mi dava il suo tempo. Ho sentito che Dio era un qualcosa di grande, di immenso, e io ero così piccolo, eppure sentivo veramente in fondo al cuore che si preoccupava per me, per la mia salvezza. Senti, non infastidirmi con questi sermoni. Vattene, ora sei diventato un santo. Per favore, no, ascolta. No, vattene, sono sicura che non risolverai un bel niente. Mi stai chiedendo di andare in chiesa, ma sei impazzito. Ascolta, se proprio non sei d'accordo, perché non provi in un altro modo? Quello che anche padre Amado ha raccomandato. Cerca di rimetterti in piedi, guarda come sei ridotta, per favore. Ti prego, Willy, basta. Smettila, stai zitto. Patty. Basta, Willy, fuori. Io voglio fare un tentativo. È qualcosa che può interessare tutti e due. Senti, esiste un centro di riabilitazione e io penso di seguire uno di questi programmi. Tu credi che io non mi senta insicuro, tesoro? Tu credi che io non provi questa angoscia? Io ho passato i momenti che tu stai passando adesso. Potremmo tentare insieme. Va fuori, vattene, Willy, vattene. Non voglio più ascoltare le tue sciocchezze. Ciao, Willy, fuori, va bene, hai capito? Thank you.
modo. Mi passi la stanza 204, per favore. Manoue. Patty. Come stai? Come ti senti? Bene. Oggi mi hanno cambiato le bende, sai. Amore, amore, mi piacerebbe esserti vicina, sai. Però non posso, non me lo permetto. Sì, questo lo so. Mi tengono segregata, Manoue, ma ti rendi conto? E siamo nel XX secolo. Anche se ti sembrerà impossibile, ti sembrerà ridicolo, mia madre non mi permette di uscire. Mi ha nascosto le chiavi della macchina e mi ha tolto il denaro. Mi stai ascoltando, tesoro? Manoue, mi stai ascoltando? Sì, Patty, io ti sto ascoltando, ma sono già al corrente di tutto questo. Perché? Come fai a saperlo? Beh, tua madre è stata qui, Patty. Che cosa voleva? Mi ha parlato della nostra situazione. Mi ha detto che non possiamo continuare così. Mi ha pregato di chiudere la nostra relazione. Ma come si è permessa? Come si è permessa? Senti, non devi farci caso, Manoue. Non vorrai darle ascolto, non è vero? Tu sta tranquilla, Patty. Ne riparleremo, ok? Sto molto male, Manoue. Mi sento male. Mi sento sola e ammalata. Mi sento molto stanca, Manoue. Vorrei fuggire dalla finestra, dalla parete, e gridare, e volare, Manoue. Sta tranquilla, Patty, sta tranquilla, ti prego, non devi reagire così. Manoue, voglio scappare, voglio scappare. Patty, non dire queste sciocchezze, cerca di essere serena, per favore. No, senti, voglio fuggire da qui. Ma dove vorresti andare? Che cosa vorresti fare? Non puoi fare niente, non hai neanche la macchina. Chiederò un passaggio per strada, va bene? Camminerò per ore, salirò su un autobus e scenderò prima che arrivi il controllore. Ce la farò, Manoue. Riuscirò a raggiungerti, amore. Costi quel che costi, arriverò fino a te. Aspettami, ti amo. Ecco il suo caffè, signore. A lei. Eccola! La luce dei miei occhi. Accidenti, ma dove eri finita, tesoro? Prima, smettila. Che ti succede, bellezza? Senti, ho chiesto moltissime volte a Cayetano di dire a tuo marito che devi venire qui. Quando ci sei tu c'è allegria, c'è simpatia. Il tuo posto è dietro la cassa a contare i soldi con queste belle manine. Devi credermi, sei eccezionale. Se manchi tu siamo perduti. Sei bravissima, lo sai? Ma perché fai quella faccia? Che c'è? Sono triste, Trino. Che disastro, no? Tutte le cose che mi stanno succedendo. Avanti, tesoro, non devi preoccuparti. Fa buon viso a cattiva sorte e qui manca solo un po' di musica. Un po' di musica per tirarti su di morale, per rallegrarti. Voglio vederti sorridere. Ecco fatto. Senti, è tutta un'altra cosa, eh? Ciao, Tibisai, che coincidenza. Più tardi sarei passata a trovarti. E papà? È uscito un attimo, doveva comprare alcune cose per la cucina. Siamo rimasti senza provviste, oggi c'è tanta gente nel locale. Va bene, allora lo aspetto qui. Sì. Trino, potresti farmi un favore? Sì, sì. Vuoi dare un'occhiata in cucina? Sì, certo. Grazie. Di niente. Non voglio stare in quell'appartamento da solo. No, resto qui. C'è gente. C'è musica. Cosa ho guadagnato dando ascolto a Manoue? Che cosa ho guadagnato non venendo qui? In ogni caso lui mi tradiva con quella... con Patti. Tu lo sai, non è vero che Manoue è lei? Sì. Chi l'avrebbe mai pensato? Una signorina che sembrava tanto per bene e invece... un'ipocrita. Faceva la gatta morta. Veniva a prendere mio marito dentro casa e lo portava chissà dove. Voleva aiutarlo a far carriera. E invece il suo scopo era di portarmi via mio marito. Sono stata un'ingenua. Sono stata una stupida perché non sospettavo niente. Le credevo. Ho creduto sempre a tutto quello che mi diceva. Perché sono una stupida, stupida, perché sono stupida, perché non capisco niente. No, è solo che tu hai troppa fiducia negli altri. E questo non è male, è al contrario.
Cosa stai dicendo, Amparo? Come al contrario? Spiegati meglio. Sì, Tibisai. È molto bello credere nelle persone e aspettarsi da loro solo cose buone. E perché? Per essere ingannata, eh? Perché si burlino di te? Perché ti senta un idiota, una stupida? No, non è Anche giusto. Se fosse così, è meglio passare per stupida che diventare una di quelle persone sfiduciate che vivono piene di rancore e di amarezza. Anche se ti fa male, Tibisai, rallegrati di essere ingenua e di aspettarti solo cose belle dal mondo, dalla gente, dalla vita, sì, sì. E di non essere come certa gente che vive pensando a cose meschine, a cose brutte, capisci? E se si è stancato di me, se lo perdo, io potrei morire, Amparo. Io voglio solo morire. No, voglio ti prego, morire. Non dire questo, Tibisai. Non dire questo, voglio tesoro, morire, non lo dire. Perché è l'unica cosa che ho avuto nella mia vita, è l'unica cosa che mi fa sentire viva. Io non posso perderlo. Io. Cosa ti succede, Tibisai? I fantasmi. Cosa? I fantasmi. Sì, il lenzuolo bianco. Tibisai, che cosa stai dicendo? Guardalo. Ma dove, Tibisai? Si sta muovendo, alza le braccia, si sta muovendo, sì. Ma dov'è, Tibisai? Dove? 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 Nella mia stanza, nei miei occhi, nella mia testa. Tibisai, qui, Tibisai. Qui, calmati. Per favore, ti disai! Si è addormentata. Io credo che con la camomilla e la pasticca riposerà tranquillamente per qualche ora. Per fortuna lei è tornato in tempo. Perché cominciavo a sentirmi un po' nervosa dopo tutte quelle cose che mi ha detto. Che cosa le ha detto, Amparo? Cose da far rizzare i capelli. Parlava di un lenzuolo bianco, di qualcosa che ballava, che si muoveva. Il suo fantasma. Esattamente. Ha parlato di un fantasma. E poi ha cominciato a dirmi, guardalo, guardalo. E allora io mi sono spaventata perché ho provato a guardare se era vero oppure no. Don Cayetano, che cosa è successo a sua figlia? Ecco, io... Vede, potrebbe essere solo frutto della sua immaginazione. O forse un ricordo che da molti anni è rimasto intrappolato nel suo subconscio. Mi fa paura quello che dice. Anche se non capisco. Il fatto è... Mi dica. Sa qual è il problema? Anch'io ho molta paura di rivelarle il motivo, la causa di quello che è successo. Io temo che mia figlia, che lei abbia ereditato la stessa infermità di sua madre. Cosa? Il motivo per cui sono stato costretto a ucciderla. Dio mio, Don Cayetano, lei ha ucciso sua moglie. Sì, Amparo, sì. Le ho tolto la vita. Mi sono macchiato le mani con il suo sangue. Che orrore! Lo sapevo che lei si sarebbe spaventata. Sicuramente ora mi giudicherà un mostro, non è vero? Per l'amor di Dio, Don Cayetano, perché l'ha fatto? No, no. Il motivo non potrò mai dirglielo, Amparo. Questo è il mio segreto. Mi giudichi pure come vuole, però sia pietosa con me, per favore. Mi permetta di non rivelarle questo mio grande segreto che nessuno deve sapere. Ma lei se n'è pentito? Lei se n'è pentito, Don Cayetano, non è vero? Non posso dirle nemmeno questo, Amparo, perché lo farei di nuovo. Sì. Nelle stesse circostanze.
la stessa occasione, io lo farei di nuovo. La prego, per favore, ma come può dire questo? Spero solo che Dio mi comprenda e mi possa perdonare un giorno. Mia figlia Tibisai, se dovesse saperlo... No, no, per favore. Speriamo che non venga a saperlo. Poverina. Non dovrà mai dirglielo. Non deve sapere la verità. Cosa c'è, tesoro? Ti senti male? No, no, niente. Adesso ti tolgo questo vassoio. Ah, tesoro mio. Ah, santo cielo, Manaue. Voglio dirti una cosa, sono stanca di andare dalla clinica all'ospedale, dall'ospedale alla clinica. No, tesoro mio, questa vita non fa per me. Sì, lo so, mi dispiace di averti trasformato in un pendolare, nonna. No, tesoro mio, io non lo dicevo per te, no. Lo dicevo per il dolore che si vede negli ospedali. Oh. Veramente anch'io mi sono stancato di stare qui. E dimmi, quando ti lasceranno andare a casa? Non lo so, nonna. Non lo so, perché oramai posso anche cavarmela da solo. Io non so proprio perché mi tengano qui. Sono stufo di stare a letto. A proposito, nonna, che cosa è successo a Pedrito? Ah, Manaue. Il mio angioletto ha avuto un forte attacco di asma, terribile. Ha rischiato veramente di soffocare. Ma lui non ha mai sofferto di asma. Hai ragione, tesoro. Però il dottore ha detto che, insomma, che gli è successo per la situazione che si è venuta a creare, capisci? Non so che cosa sia successo a Nieves Maria, ma perché si è comportata in quel modo, nonna? Bene. Per fortuna, Pedrito oggi sarà dimesso dalla clinica. Finalmente potrà tornare a casa. Accomodati, tesoro, bentornato. Sei felice di essere a casa finalmente? Sì, senza dubbio. A nessuno piace restare in una clinica, no? Certo. Vuoi che ti prepari qualcosa? Non so. Una tazza di latte? No. Un gelato? No. Che cos'hai, Pedrito? Che ti succede, tesoro? Perché fai così, eh? Sei silenzioso. Perché? Niente. Niente? Non ti piacerebbe vedere un bel cartone animato alla televisione, eh? No. Cosa ti succede, Pedrito? Perché non vuoi parlare con noi? Che cos'hai? Niente. Nelson, sono sicura che è molto stanco. Sì. Vuoi riposare un po', tesoro? Sì. Bene, vado a preparare la tua stanza, d'accordo? Com'è bello il mio bambino. Sono felice che tu sia di nuovo a casa. Che ti succede? Perché sei così triste? Non mi piace vederti così. Io voglio che tu sia quel bambino chiacchierone che rideva sempre per qualsiasi cosa, eh? E noi ti vogliamo molto bene. Mamma Nieves e io ti vogliamo molto bene. E sai che cosa desideriamo? Che tu sia sempre contento. Beh, Pedrito, purtroppo ora devo lasciarti perché devo andare a lavorare. Vuoi che ti porti qualcosa quando tornerò a casa questa sera? Sì? No? No. Sei sicuro? Sicuro. Senti, Pedrito, io voglio che tu mi chieda qualsiasi cosa, ti prego, non aver paura. Senti, io voglio che tra noi due ci sia confidenza, che tu mi dica tutto. Tu devi considerarmi come un padre. Perché te lo giuro, Pedrito, io voglio essere come un padre per te, capisci? D'accordo? Che Dio ti benedica. Tanti papà e tante mamme, ed è come se non avessi nessuno. La mia vera mamma non mi voleva. Mi ha abbandonato. E mio padre mi ha ingannato. È stato molti anni in carcere. E mamma Nieves e Nelson non sono i miei genitori. L'unica cosa che ho è Pitufo. E non avrò mai un fratellino.
bien mi soledad te sueño y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar